Dottoressa, parlare di gravidanza oggi è importante, anche perché i giovani hanno sempre tanti dubbi e vogliono sapere sin dall'inizio qual è la situazione. Ecco, il punto è proprio questo. In realtà la gravidanza storicamente si studia principalmente al secondo trimestre. In realtà la novità più consistente delle nuove linee guida è che la società ci incoraggia a guardare il feto già nelle primissime epoche di gravidanza. Quindi il primo trimestre come in realtà un momento fondamentale che ci permette di fornire, di avere delle informazioni adeguate e preziose, importantissime per la gestione della gravidanza. Quindi abbiamo spostato l'attenzione dal secondo trimestre al primo trimestre, quindi nei primi 3 mesi della gravidanza noi possiamo fare un'ecografia e avere tantissime informazioni preziose che ci serviranno poi per la gestione della gravidanza. Il corso serve a rendere anche, diciamo, i medici più preparati, più attenti a quello che mettono in campo. Sì, nel corso si parla dell'importanza dell'accreditamento della Fetal Medicine Foundation. In realtà per eseguire l'ecografia del primo trimestre e lo screening per le principali aneuploidie è necessario che gli operatori siano formati adeguatamente, perché questo, le evidenze ci dicono che questo ci rende possibile uno screening di alta qualità. Come devono essere formati? Con dei corsi di formazione e devono essere accreditati con la Fetal Medicine Foundation, con continui audit e feedback che permettano di confermare di anno in anno la qualità dell'operatore nell'esecuzione dell'ecografia. Tutto questo si coglie anche se il feto sarà un bambino normale o con dei problemi? Sì, questo è il punto. Il test combinato ci permette di stimare il rischio per le principali aneuploidie, che sono la trisomia 21, solitamente conosciuta come sindrome di Down, la trisomia 13 e la trisomia 18. Noi già a 13 settimane possiamo collocare quella paziente in una categoria di alto rischio e quindi permetterle di sottoporsi a tutta una serie di indagini per scoprire se effettivamente il bambino ha la sindrome di Down, e questo è prezioso per la donna, un'informazione importante. Io la ringrazio per quello che sta dicendo, perché so quanto i giovani sono molto preoccupati, perché pensano che la società sia cambiata e quindi ci siano maggiori casi di malattie per il feto e quindi poi per i bambini che nascono. Quindi con questi controlli si può ottenere un'idea chiara di qual è lo stato di salute del feto e quindi una tranquillità per loro. Sì, certo, la gravidanza è sicuramente fonte di preoccupazione per i genitori, giustamente vogliono avere informazioni già dalle primissime settimane di gravidanza. Noi, grazie a questo screening, abbiamo la possibilità di intanto escludere le principali trisomie, abbiamo la possibilità anche di studiare l'anatomia fetale, quindi di evidenziare delle malformazioni fetali che magari se non facessimo la valutazione dell'anatomia fetale si vedrebbero soltanto a 20 settimane, a 18 settimane, e abbiamo anche la possibilità con lo screening della preeclampsia di mettere in atto delle strategie di prevenzione per patologie ostetriche importanti come la preeclampsia e la gestosi, per capirci.